Ben ritrovati signori alla diciannovesima puntata, ci avviciniamo alla fine. Mi sono accorto che quando questa cosa qua è messa in questo modo qua, vuol dire che io col cazzo che riesco a passare e c'è per forza da avere uno scontro. Quindi le mie navi, bloccate in imbroglio, non c'è modo per me di... C'è modo per me di evitare sta merdata qua, non devo scappare in primis. E allora, niente, combattiamo. Senza guardare, tanto so che finirà di merda. Ho fatto pure... No, Tartole, giusto. Minor defeat. E ho perso parte della flotta. Riusciamo a passare, andarcene fuori dalle palle da quella cosa qua. Ma non credo, non credo proprio che riusciremo a levarci dai coglioni. Mi sa che qua siamo veramente nella merda. In quel punto lì, con la flotta qua, no, finiamo fuori quelli che sono qui velocemente. Andiamo con la Team Spirit. Sono scappati. Vabbè, dobbiamo cesarli questi qua. Che cazzo. Speriamo siano andati giù di sotto, perché io non ho tempo da perdere queste minchiate, sinceramente. Niente, teniamo conto che questa flotta qua verrà devastata e distrutta. Teniamo anche conto che... Chi è che vuol parlare? Diverti. Sì, te lo chiedo ancora di fermare gli attacchi, ma tanto so già che mi manderei a cagare perché. Oh no, aspetta, hanno accettato. Forse riusciamo a uscirne, cazzo, da là. Dopo aver perso un bel po' di navi, forse riusciremo a uscirne da là. Allora, questo qua viene tutto in tasca a noi. Però io devo essere un attimo lungimirante. Qua sto per partire un'inculata, ragazzi, che è dalla metà, ve lo dico io. Ci basta, secondo me. Il mio tizio, il quarto tizio. Lui qua. Poi 3 punti da assegnare. Lo metterei su Foris, che secondo me qua c'è margine veramente di migliorare. Non è un gran posto, però comunque in linea generale non è quello, quindi sì. Quindi avrei più 1, 2, più 3, più 4, più 5, più 6. 6 più 6. Ma sì, per ora diamoglielo come governatore. Lo apri, grazie. No, ho sbagliato, volevo solo vedere cos'era. Ma qua non c'è niente di fertile, quindi... Cioè, va full tutto. Buono, e tra l'altro, Forest, tu hai finito quello, è sempre un problema il cibo. Proprio è un problema il cibo, quindi... Cosa che avevo messo che ti piazzavo? Più cold e più hot. Qua abbiamo cold, abbiamo hot, abbiamo un po' tutto. Luxury deposit, però ce ne sono un sacco, quindi questo qui è is the way. Oppure questo. Buono, Zinius, che sta perdendo popolazione in linea generale. A questo punto Zinius lo sfrutterei. Ah, ma finché non faccio le ricerche per sbloccarmi... I moduli che mi servono. Questo qui perché la faccio? Per avere lo squadrone dei bomber. Che tra l'altro, se vado qua e vado qua, io posso permettermi di aumentare la produzione 30%. Cosa cambia là sotto? Sì, però posso permettermi di spendere 20 per improvare 400, 20-20? Sì, però al massimo, vai. Ok, giusto per dare una botta alle cose. Non sono sicuro mi servano delle altre navi. No, mi serve che qua sotto facciano la flotta decente, la facciano giusta e questi mi lasciano passare. Poi sono sicuro invece di potermi difendere da entrambe le parti. Allora, comunque... Qua abbiamo la Patro che non serve a niente, la corvette. Ne non avete ancora fatto. Sì, no, Giustini, butto fuori sta cazzo di cruiser. Oh, bella navona grossa. Una bella navona grossa. Mi preparo a splittare. Il prossimo turno lo faccio. Splitto le flotte e poi cerco di riassemblarle come voglio io.
Allora, questo è fermo, questo è fermo. Vabbè, possiamo provare a tentare. No, dove che passiamo? Non c'è niente da fare, end of turn. Zinius non sta facendo niente, zio. Hai ragione. Fammi questo. Abbiamo un po' di produzione in sto posto qua. Il cibo tanto non si può fare. Converte produzione in scienza. Beh, problematiche. Nuovo evento! Un outpost che ascolta, quindi un posto, insomma, abbiamo piazzato qualcosa, qualche parte, microfoni, sui confini dei tuoi territori hanno preso delle comunicazioni, hanno sentito, intercettato, e hanno mandato un messaggio urgente alla catena di comando. Qualcuno sta mandando fuori segreti militari a un impero rivale, che potrebbe fottere le nostre operazioni future. Le origini del messaggio non sono chiare, ma un team forense è d'accordo su un indizio, che i file contengono dei dati che sono stati originati da un terminale tra gli ufficiali di artiglieria di una delle mie civiltà minori. Sì, praticamente sono tutti stupiti che uno così esterno, uno che non sia un imperiale, di una delle razze minori, sei stato fatto arrivare così alto in comando. Sì, non me ne frega niente di stare qua a scegliere, cioè è quello che farei. Facciamo il try alla fine, per un motivo o per un altro, le persone qua vanno tagliate. Science agreement, we confess to find some sense of baffling. Sono orrif. Va bene, facciamo un agreement di scienza. Stiamo andando così di balls deep con quelli lì, non avrei mai pensato. Ma è così? Vabbè, non è. It's not important. Andiamo velocemente di qui. Tanto non sono scappati di qua quelli. Sono scappati a nord, probabilmente. Ma a me non interessa. A me interessa ora, ragazzi, fare un attimo pausa. Che tanto voi non ve ne accorgerete. Perché devo capire quali navi togliere da questa flotta per poterci aggiungere le altre e fare un buon misto. Buono, è stato semplice, ho mollato giù le due navi d'assedio che poi dopo, vabbè, faccio partire anche loro per ora e andranno a mergiarsi così. Traitor's Reach non ha più niente da fare. Traitor's Reach è abbastanza decente in tutto. Ah, c'è un sacco di popolazione, veramente è un sacco. E forse potrei fare qualcosa in quel senso lì. Cosa che fai di più di tutti, Traitor's Reach? La produzione. Tu produci e fai il sito. Lo usavo per le persone, ma siamo cappati come persone al momento. Quindi siete felici a Traitor's Reach? Siete un fottio felici. Questo mi costa 16, ma mi dà un sacco di scienza. Quindi andiamo per l'Optic Research. Costa un boato. Fuori se ok. Qui possiamo pararci fuori. Anche i blu se ne. Ok, i verdi ci hanno lasciato passare per ora, ma noi. Qui va messa la flotta, va fatta bene tutto. In più dovrei saccare fuori dalle palle le navi che sono più lente delle mie, tipo. Non c'è la velocità qua, non c'è scritto quanto cavolo erano veloci. 0 di 7, 0 di 7. Ma quelli sono i movimenti. Sembravano più lente queste navi qua, possibile. La Lost Ratio forse. Sì, la sacco questa e poi dopo vedo di costruire altri siti qua. Play One, già che ci sei, sai che roba? Fatti pure tu una cruiser. Okay. Andiamo al riarmo bello grosso qua della nazione. C'è qualcosa che sto dimenticando? No. Abbiamo flotte ferme, svariate flotte ferme, ma fine del turno. Dai, bello di papà che ci serve roba. Ok, finalmente possiamo fare i trattati diplomatici che. Fortuna che sono gli altri che li fanno con noi. Puoi creare, joinare alleanze. Sento, davvero serviva una tecnologia per farlo. Va bene, dai, almeno.
È qualcosa. Quindi poi dopo abbiamo quello, poi dopo abbiamo questo, e poi dopo io volevo andare più avanti di qui, ma suggested, cos'è che mi suggested? Ah, sì, possiamo prendere anche quella risorsa lì, però per ora non ci serve. Ci servono invece tipo gli scudi nuovi. Questo qui cos'è? Projectile Defense? No, mi serve Energy Defense. O anche questo qua che questo lo stiamo già facendo, poi fai Energy Defense, Fleet Shielding, perché ho visto che molti dei nostri nemici usano le armi a energia. Muoviamo la flotta che deve muoversi. Dimmi che arrivi in un solo turno qua. No, io mi fermo qui. Giustinium ha. Butta fuori due cruiser. Mergeli. E ok, e qui siamo a posto. Corvette Patrol Escort e un'altra Patrol. Ci servono. Un'altra corvette sicuramente. Così, crepi l'avarizia. Posso colonizzare questo che almeno chiudiamo fuori anche questa storia qua. Ok. Yaz, tutto colonizzato e a posto. Qua, Suzinius, tutto colonizzato e a posto. Adesso mi devo. Foris, finisce il cibo. E poi più o meno tutto quello che è possibile è stato colonizzato. Magari spostiamo. Dov'è che vivete bene voi? Scusate. On sterile. Vi sbatto di qua io. Un paio di voi vi sbatto di qua. E voi vi tiro via e vi rimetto di qua. Così siamo un po' più bilanciati. Poi dopo quando hai fatto, Traitor's Reach è a posto. Play One è a posto. Kuruk è a posto. Ok, no, volevo essere sicuro di quello. Buono, allora anche qua facciamo un giro veloce di passaggio di turno veloce. Interessante come stanno evolvendo le cose. Secondo me gli azzurri non hanno più una flotta. Quindi è il caso di saltare dentro. Però dobbiamo preoccuparci anche dei verdi. Butta fuori tutte le navi. Fai un bel mergione. Riparami. Tutte le navi. Cazzo. Cioè, beh, la Lost Ratio. Sono arrivato secondo! Ok, va bene. Incoraggiamo il progresso delle civilizzazioni. Grazie al nostro amico che ha fatto qualcosa. Anche noi abbiamo preso grandissimo. Nuovo obiettivo: fantasmi e polvere. Ma perché continua a dare? In 20 turni fai sì. È vero, una trade company che produce più dust possibile. Io non so. Non abbiamo la ricerca. Non posso farle queste cose. Comunque, lo scopo dell'Accademia non si è ancora capito qual è. Ma è stato costruito in cima a un antico sito archeologico che fa vedere segni della distruzione della rovina. Qualsiasi cataclisma fosse successo in quel posto, è certo legato all'Endless, che tutte le volte qua ne fa riferimento, ma non so cosa sia. È stata la guerra, forse? Oppure un esperimento strano andato male? Un terribile incidente? Nessuno lo sa. Ma Isander sì. Isander crede di saperlo, pensa di saperlo, sembra che Isander lo sappia. Ma non vuole parlarne. Ma c'è un modo sicuro di prendere tutta l'attenzione che desideri dall'Accademia e della polvere. Come i vecchi dicono, carta canta. Se puoi controllare quei posti lì con la Trading Company, bla bla bla, ti becchi la situa. Davvero mi vuoi rovinare la vita? Io non ho Trading Company. You don't own any Trading Company, ma perché io sono sicuro che se qua scrivo Trading Company. Eccoci qui. Serve questo. Va bene? Facciamo così? Proviamo? Proviamo. Oh, cosa stavamo dicendo qua? La mega flotta. Sì, era venuto in mente per le navi degli Orazi che fanno schifo. Di morire. Sì, gli Orazi non li voglio più. Quindi finalmente ci siamo trovati in una situazione dove abbiamo tre escort. Un sacco di escort in verità. Fin troppe. Poi adesso. Beh, però dai, teniamole buone. Teniamole buone così. Qui poi Play One mi costruisci, ecco, le varie corvette e il cruiser. Siamo pieni di. Va bene, non ho niente da dirgli. Per difendere il sud qui ci sta come cosa. Tra l'altro, con 142, questo non vuol dire mica che Giustini può costruire il parco giochi del mondo più figo.
ever mai visto sulla faccia della terra? Il Trade Clearing Bureau? Gnari? Colonizziamo e poi Clearing Bureau? Allora, è arrivata l'altra flotta? Nuovi flotte? No, no, ho cliccato ma non è andato, è stato stupendo e orribile lo stesso. Allora, qua abbiamo un sacco di flotte in Canada Africa che... Oh, tu... No. Sì. Ah, occupano 6 slot queste dannate cruiser di merda. Quindi se io le infilo dentro il mio che è 15, non è cosa da fare, quindi scherzavo. Ok. Questo... Ah, ok. Quant'è la potenza di sta flotta qua? 4100. Allora, i verdi ovviamente hanno fatto quello che hanno fatto. Possiamo andare a porgli visita, ma non sono sicuro che sia una buona idea. Però. Non lo so. Possiamo andare in missione punitiva per andare a fargli capire che non è storia. Oppure possiamo attaccare... Potremmo attaccare gli azzurrini e fargli pentire di essere venuti al mondo. Ora facciamo i bulli. Ora siamo noi i bulli, visto che siamo alleati con i verdini. Però i verdi mi preoccupano di più. Secondo me non hanno una flotta. Secondo me non hanno una flotta gli azzurri. Non ce l'hanno. Stai zitto. Fai vedere il punteggio. Quei verdini lì stanno vincendo tantissimo. Noi stiamo pian piano salendo. Noi stiamo pian piano salendo. Devo essere preoccupato dei verdi, però questi qua. Dai, non stiamo andando così male, Cristo. Non mi voglio preoccupare degli azzurri. Però serve una risposta adeguata ai verdi, quindi. Si parte per Nos con le nostre 14 navi. E inoltre, questa si unirà a queste. 10 navi, qua c'è un casino che non si capisce più un cazzo. Questa patrol potrebbe essere uppata. No, non mi interessa. Questa corvette qui. Cruiser, corvette, patrol escort. Cruiser, corvette, patrol escort. Sai che roba? Andate, fondetevi un attimo assieme qua, che almeno... E questa flotta la mandiamo a cercare quell'altra là a nord. Solo 6 navi, ma hanno una medium e secondo me faranno brutto. Bueno, qua sono rimaste solo... Arca puttana! Devo dire che si qua di fermarsi qui. Sapevo che c'era qualcosa che non mi tornava nei conti, eh. Facciamo. Quindi sì, andremo a dare una risposta nel muso di quelle teste di cazzo dei verdi che hanno voluto così fregarci. Tra l'altro, il mio governo... Oh, posso colonizzare da un'altra parte. Sapete che Remor non mi... No, non devo farmi fottere così. Piuttosto... Perseus... Ora che possiamo colonizzare un po' ovunque, Perseus c'ha delle... Non c'è cibo su Perseus. Qui ragazzi non se magna. Proprio no. Tornare qui, in una zona base, fa un po' cagare. È che noi siamo chiusi qua. Sarebbe un bel colpo togliere Seginus. Toscana, qui la Toscana com'era? Toscana aveva un sacco di cibo su Tercana Terzo. C'è qualcos'altro degno di interesse a parte la fiammetta qua? No. Devo pensare un secondo. Ho deciso, signori. È una scommessa. Non so quanto giocherà a mio vantaggio questa cosa. Ma Tircana. E schiacciamo Serginus tra le 3 città che andranno a crearsi lì. Vabbè, abbiamo finito un sacco di robe e fine. Che abbiamo flotte che non fanno niente della patrol e questa qua. Sì, questa qua per ora non fa niente, ma perché sta aspettando le navi da Play One.
Ok, abbiamo colonizzato. Andiamo a vederlo perché voglio vedere quel pianeta lì. Giustinium, finalmente, dopo 19 video, si è riuscito a colonizzare l'ultimo pianetino qua, che è temperato e sterile. Mi ricordo che c'era qualcuno che andava d'amore su sterile ed era questo. Qua qualcuno. C'è anomali, sì. Ecco, ribilanciamo un attimino le situe qua. Abbiamo iniziato la costruzione su Justinium in 15 turni del Trade Clearing Bureau. Ci darà un sacco di figaggine. Non so se mai lo vedremo. Non so se vedremo mai la fine di quella cosa. Ma pace a me. Muoviamo. Ah, giusto. Diamo questo qua. Diamo il punticino. Altro punto a segnare al grande amico del giaguaro qua. Che aveva preso questo qui. Che gli dava più 2 deposit value strategic. E poi penso che on system sia meno 25 un euro. Mi costa di meno? Vai così. Vogliamo ancora più soldi adesso, perché paghiamo di meno gli eroi. Muoviamo le flotte. Ognuno sta andando un po' dove deve. Sono fiero delle mie flotte. Movimento 6. Momento 6, va buono. E signori, termina così, con dei buoni propositi per il futuro. È una situazione che, seppur siamo nella merda, siamo alleati con i più forti, quindi comunque siamo contenti. Vi saluto e alla prossima.